Signore è il mio pastore e non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Con te, Signore, non temo alcun male. Mi guida per il giusto cammino a motiva del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Con te, Signore, non temo alcun male. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Con te, Signore, non temo alcun male. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Con te, Signore, non temo alcun male. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Io non godo della morte del malvagio, dice il Signore, ma che si converta dalla sua malvagità e viva. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Olivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da Lui. Ed Egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là, in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno. Va, e d'ora in poi non peccare più». Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Nei testi di stamattina sembra ci sia un tema comune, l'adulterio. Ma non è solo il peccato che ci viene indicato,
ci sono anche delle persone. Susanna è identificata con un nome ed è scagionata da un giovane profeta mandato da Dio, Daniele, che riesce a far confessare l'ingiusta condanna, a far cadere in un tranello semplice quegli uomini che avevano detto una falsa testimonianza. E anche il peccato di due anziani invecchiati nel male. Sì, perché nel male si può invecchiare e ne siamo tutti soggetti. Susanna è innocente però e non c'è adulterio. Nel Vangelo di Giovanni invece si tratta di una donna in flagrante adulterio. A Gesù è chiesto di giudicare e lo fa all'inizio senza parlare, ma scrivendo per terra. Gesù riesce a trasformare anche questa scena in un incontro di riflessione che è umano e umanizzante, che prende tempo, che vuole far riflettere chi ha intorno a sé. Ci sono queste persone che hanno portato a Gesù una donna non perché sia salvata, ma perché sia condannata. Avete sentito che abbiamo detto al versetto del Vangelo: io non godo della morte del malvagio, dice il Signore, ma che si converta dalla sua malvagità e viva. Lode e onore a te, Signore Gesù, che veramente ci porti a questo. Ecco, Dio è capace di renderci delle nuove creature, smuovendo un po' di terra. Forse mentre smuove quella terra vuole smuovere anche un po' le nostre meningi, la nostra mente. Vuole farci riflettere e così difende la donna, lasciando gli altri, facendo delle domande che gli lasciano cadere le pietre con il loro peccato dinanzi a Dio, dinanzi a Gesù. Ci sono anche gli anziani qui che per primi fanno cadere le pietre. Ecco, questi sono anziani che alla fine si sono convertiti e forse stanno invecchiando nel bene. Ecco, potremmo dire che è un'ottima penitenziale metterci davanti a Gesù senza guardare il peccato dell'altro, ma guardando il nostro, facendo cadere, confessando quel peccato davanti a Dio. Metterci davanti a Gesù con i peccatori forse può essere utile, perché spesso siamo portati solo a guardare il peccato degli altri. Ma sono io prima di tutto che devo confessare, sono io prima di tutto che devo vedere dentro di me chi sono in realtà davanti a Dio e convertirmi. Ecco, si può avanzare in età con numerosi peccati, con fatti accumulati, con una coscienza che dovrebbe diventare un po' più attenta, invece si può invecchiare anche continuando nel peccato, e questo è un danno grande. Non dovremmo proteggere i nostri compagni di lavoro, i nostri parenti o gli amici ingiusti. Questo ci dice il Vangelo oggi. Dovremmo stare dalla parte della verità e della giustizia. Dovremmo noi cristiani, forse, davanti ai peccatori, frequentare i peccatori per rimanere noi stessi testimoni del bene e portare alla conversione e testimoniare la misericordia. Il Signore è davanti a noi come è davanti all'adultera. Rimane alla fine Lui solo con l'adultera e rimane forse Lui solo con ognuno di noi finché non veniamo assolti veramente, perdonati, e ci perdoniamo noi stessi. È necessario veramente rimanere con Lui. Perdonati e amati da Lui, ritornare ad essere nuove creature, tanto da rialzarsi e vivere in pienezza, senza le catene del peccato che ci impediscono di essere uomini felici. Liberi dal male, felici di essere, grazie a Gesù, con le mani pulite e non corrotte. Gesù, scrivendo per terra, la terra di cui siamo fatti, noi uomini e donne, figli di Adamo, ci indica che la legge va scritta nella nostra carne, nelle nostre povere vite che sono segnate dalla fragilità, dalla debolezza, dall'errore, dal peccato.
Di fronte al peccato e alla peccatrice, Dio ha un solo sentimento: non la condanna, non il castigo, ma il desiderio che si converta e viva, torni a nuova vita. È bello questa scena che Gesù fa cadere queste pietre di quegli accusatori giudici. Sono quelle pietre che noi ritroveremo nel Vangelo di Giovanni. Lui rischia con questa donna, rischia difendendo questa donna. Sono quelle pietre che i peccatori, che quegli uomini raccoglieranno di nuovo per lanciarle verso Gesù. Lo ritroveremo alla fine del Vangelo. E sappiamo che per atti come questo Gesù perderà la vita. Gesù lo fa per amore nostro. Chiama donna quella donna, gli dà una dignità nuova, come ha chiamato donna, come ha fatto con la sua madre nel Vangelo di Giovanni 2,4, con la Samaritana, con Maria di Magdala all'alba di Pasqua. Nessuno ti accusa più, donna, nemmeno io ti condanno. Guardate, sono parole molto belle e profonde. Il Signore non ci accusa, ci vuole convertire, ci vuole chiamare a una conversione, perché noi riconosciamo il nostro peccato e liberi dal peccato torniamo ad essere testimoni del suo amore, testimoni di Gesù che ci ha donato la misericordia e ci ha liberati. Tu sei il Signore, è Lui il Signore. Da qui parte tutto. Quando la nostra fede prende forza, allora prende forza anche la nostra capacità di essere misericordiati, liberati dal peccato e dal male. Sia lodato Gesù Cristo. Giorni lunghi amari, mentre il seme muore, poi il prodigio antico e sempre nuovo del primo filo d'erba, e nel vento dell'estate ondeggiano le spighe. Avremo ancora pane. Benedici, Signore, questa offerta che portiamo a te. Facci uno come il pane che anche oggi hai dato a noi. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Sì, Signore, riceva da Giovanni questo sacrificio. Allora, gloria del suo nome, per il bene nostro, per la sua santa Chiesa. O Signore, concedi ai tuoi fedeli riuniti per celebrare i santi misteri di offrirti come frutto della penitenza una coscienza pura e uno spirito rinnovato per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per la passione salvifica del tuo Figlio,
l'intero universo ha riconosciuto il senso della tua gloria. Nella potenza ineffabile della croce splende il giudizio sul mondo e il potere regale di Cristo crocifisso. E noi, o Signore, uniti agli angeli, a tutti i santi, eleviamo a te un inno di lode ed esultanti cantiamo. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e la chiesa della tua volontà. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione dona pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, i vescovi, i suoi collaboratori, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Con le stesse sante parole di Gesù, preghiamo insieme il Padre misericordioso. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è regno, la potenza, l'onore dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degni da partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola di Dio sarò salvato. Tale anche per quanti ci seguono da casa. O Signore, libera dai peccati il popolo che ti supplica, perché conduca una vita santa e non sia oppresso da alcuna avversità, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. E diamo il buongiorno al maggiore Angela Celozzi. Ma che tempo fa in questi giorni? È primavera, ma è freddino, insomma, ci dica tutto.
Buongiorno, buongiorno a tutti i vostri telespettatori. Beh, per la primavera dobbiamo aspettare ancora qualche altro giorno. Andiamo a spiegarvi perché guardando le immagini da satellite che ci mostrano un promontorio presente sulla Spagna che si sta lentamente spostando verso le nostre regioni settentrionali, ma che comunque sta favorendo un flusso di aria fredda e instabile proveniente dall'Europa settentrionale. Andando quindi a riportare questo con l'ausilio della grafica sulla previsione per la giornata odierna, vediamo comunque come abbiamo una situazione di stabilità, di bel tempo sulle nostre regioni settentrionali, qualche nube in più sulle nostre regioni nord-orientali. La nuvolosità si sta concentrando sulle nostre regioni centro-meridionali, irregolari sulle regioni centrali con deboli piogge associate sulla Puglia settentrionale, sul Molise e sull'Abruzzo, più consistenti sulle nostre regioni meridionali, dove avremo qui associate piogge anche a carattere di rovescio sulla Sicilia e sulla Calabria. Avremo anche la neve a quote collinari, in particolare sull'Abruzzo, sulla Sicilia e sulla Calabria. Il tutto alimentato da una ventilazione, dicevamo ancora, proveniente dall'Europa settentrionale, quindi proveniente da nord, particolarmente intensa, con rinforzi sulle nostre isole maggiori. Avremo infatti qui i mari decisamente agitati, molto mossi gli altri mari. Come si riporta questo con le nostre temperature? Avremo una diminuzione ancora lieve dei valori minimi sulle nostre regioni centro-meridionali, quindi ancora sulla Sicilia, sulla Calabria e sulla Puglia. I valori massimi risultano essere stazionari al centro e al sud, mentre invece abbiamo un lieve aumento dei valori sia massimi che minimi sulle nostre regioni settentrionali. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Grazie Maggiore Angela Celozzi per queste informazioni. Il meteo torna domani. Sigla.